Torna alla vittoria l'Aquila che tra le mura amiche del Gran Sasso a Concia batte 3-0. Il Capistrello pronti via e subito rosso-blu in proiezione offensiva. Un minuto e mezzo sul cronometro, Pellecchia tira quasi a botta sicura ma Fanti riesce a opporsi con la mano di richiamo. 120 secondi dopo altra grossa chance rosso-blu, Fonti avvia l'azione di Federico, fa la sponda per Pellecchia la cui fiondata fa la barba alla traversa. Al 18° ci prova Venneri, Fanti in allungo respinge la sfera sul palo poi riesce a bloccarla evitando ulteriori grattacapi. Ancora all'Aquila al 24° di Federico va via secco a Silvestri, entra in area, serve Micicè che però da ottima posizione mette alto. Il Capistrello si fa vedere al 25° con l'inserimento di Cirelli che prova a sfruttare un pallone dalla sinistra, colpo di testa però sul fondo. Al 35° bordata di Pellecchia dai 25 metri, Fanti si esalta ancora e alza in angolo. La ripresa si apre con la volée di Federico che scheggia il palo alla sinistra di Fanti. Il Capistrello risponde sugli sviluppi di una punizione, esce male Domingo Dalmasso ma Rozzi non riesce ad approfittarne. L'Aquila riprende il controllo delle operazioni, ci provano prima Di Federico con il pallone che scheggia la traversa e poi Fonti che invece trova la risposta a due mani di Fanti. Dopo una traversa colpita di testa dal neoentrato Maisto, l'Aquila sblocca la gara al 28°, pennellata di Di Federico dalla destra e Di Paolo, anche lui è entrato a gara in corso, attacca benissimo la profondità e di testa buca Fanti. Al 41° il raddoppio dell'Aquila, errore individuale di Silvestri che perde palla e agevola Di Federico che va tu per tu con Fanti e fa 2-0 concludendo di potenza sotto la traversa. Prima del triplice fischio finale c'è anche tempo per il 3-0 rosso-blu. Capistrello preso d'infilata da un pallone centrale, Di Paolo aggancia palla e freddo nel saltare Fanti depositando poi di testa nella porta rimasta sguarnita. Finisce così mercoledì in eccellenza turno infrasettimanale, l'Aquila andrà a Città Sant'Angelo, il Capistrello invece riceverà il Chieti. Ho fatto un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione che io credo che in queste categorie non si vedano tutti i giorni. Dal primo minuto fino all'ultimo minuto hanno comandato il gioco, hanno interpretato le transizioni in modo perfetto, recuperavano palla velocemente, andavano in ampiezza, no, veramente. E poi soprattutto quello che io ho detto a loro a fine primo tempo, queste partite a volte diventano sanguinose. Quando non riesci a segnare e hai così tante occasioni, il loro portiere ha parato l'impossibile. E quindi ancora più merito ai ragazzi che hanno fatto una dimostrazione di attaccamento, di quello che piace a me, insomma, di responsabilità. Sono i giocatori che sono bravi e sono in grado di sfornare una prestazione come quella di oggi. Parliamo di una squadra che ha risultato acquisito 3-0, parliamo di una squadra che veniva da tre risultati utili consecutivi, quindi il valore dell'avversario dipende anche dalla tua prestazione in questo caso. Il campionato finisce il 20 giugno e come vi ho detto ieri, noi fino alla fine, al 20 giugno abbiamo delle finali che le proveremo a vincere tutte. Poi quello che faranno gli altri non mi interessa a me. Io vado a casa contento di aver visto una grandissima prestazione. Non credo che in questo campionato ci sia un'altra squadra in grado di giocare quel calcio lì. A dire di chi ha vinto, perché non posso togliere il merito al Chieti se dovesse vincere, ma sicuramente non farà mai un calcio come quello di oggi. Mai.